radio va un po' così, si passa da Michael Jackson ai Led Zeppelin a poi vedrete cos'altro ancora dopo. Io sono completamente eclettica da questo punto di vista, grazie anche ai nostri ospiti che in questo mi aiutano ad essere il più varia possibile. Questa infatti era la scelta musicale di Manola Mendolicchio, che è al telefono. Buongiorno Manola. Buongiorno a tutti. Grazie per averci fatto ascoltare questo brano che ci sta sempre e che ormai da parecchi anni ci rimanda alla mente delle principesse urlanti, che non so se era il tuo intento, però insomma io ogni volta che prima lo sentivo e mi piaceva e basta, adesso lo sento e mi si parano davanti anche Biancaneve e le altre che urlano, che fa sempre bene. Questo è vero. Io l'ho messa perché pensando a noi di Otto, quando ci è stato chiesto di mettere appunto, di scegliere delle musiche, sì, mi è immediatamente venuta in mente questa, perché è un po' come dice il mio nipote piccolino quando vede Hulk che spacca. Sì. Ecco, la nostra idea è quella che con la nostra 8 edizioni speriamo appunto di spaccare. Certo. E secondo me le Zeppelin sono proprio... La dicono lunga, insomma, da questo punto di certo. vista. Allora, per questo è la mia scelta. Oltre al fatto che poi, vabbè, mi piacciono e quindi, vabbè, rientrano nei miei canoni musicali. Perfetto. Sei un po' una rocchettara, allora, anche tu. Sì, dai, mi posso definire tale, poi, vabbè... Spazio anche tu, però... sì, no, devo dire sì. Che qua anche noi siamo molto liberi da quel punto di vista. Allora, 8 edizioni, è sì. Questa casa editrice indipendente nata nel 2019 dall'idea di quattro donne, quattro amiche. Raccontaci un po' come è nata. Come è nata? Allora, guarda, ti dico, è nata, molti dicono che nascono sui banchi di scuola, invece la nostra idea di casa editrice è nata invece tra le mura del nostro vecchio ufficio dove si lavorava, okay. Tutte e quattro. Io ero la dirimpettaia di Cristina Cigognini, che è un'altra mia socia ed è anche la nostra traduttrice, e quando si era lì che si leggevano manoscritti, insomma, si cercava di capire cosa potesse andare bene per quella realtà editoriale in cui si lavorava, è normale che alcune cose ovviamente non potevano essere prese in considerazione, e noi si diceva, ah, ma che bello, se questo secondo me ci starebbe proprio bene se avessimo una nostra casa editrice. Insomma, parlane oggi, parlane domani, quando poi dopo... i tempi sono stati a nostro sentimento maturi, abbiamo deciso di fare questo salto e di aprire una nostra casa editrice. Quindi perché, appunto, proveniete sì. tutte da un ambiente editoriale, allora, prescindere? Siamo tutte e quattro editoriali, ciò non toglie che prima di aprire una casa editrice abbiamo studiato tantissimo. Certo, perché ovviamente immagino. Noi siamo proprio nell'ambito editoriale puro, quindi edito, redazione. Però ovviamente una casa editrice ha anche altri aspetti che ovviamente noi sino a quel momento avevamo visto solamente da fuori o comunque con collaborazioni, perché si interagisce ovviamente anche con gli altri settori. Guarda, non a caso oggi abbiamo parlato da pochissimo, non so se stavi ascoltando, e abbiamo parlato di cose spiegate bene, sì, la rivista, sì. E dove appunto vengono spiegate anche queste cose, cioè quello che c'è dietro una casa editrice, tutti certo. i ruoli che ci sono dietro a un libro e che molte persone, pur essendo grandi lettrici o lettori, non conoscono. Ascolta, ma sai che questa cosa, quando anche noi ne parliamo, quando abbiamo fatto anche dei nostri eventi, delle nostre presentazioni, e legate molto alla traduzione o comunque anche al lavoro che sta dietro proprio a una casa editrice, è vero, il lettore spesso e volentieri spalanca gli occhi stupito, meravigliato, perché non si rende conto ovviamente di che invece lavorio e che intrecci di sistemi ci siano alle spalle. E quindi giustamente anche noi ci siamo rimessi appunto a studiare per poter in qualche maniera assimilare aree articolate che non erano le nostre, non erano di nostra competenza. E stiamo ancora, ammetto, sul campo ovviamente in questo caso, ci stiamo lavorando, stiamo studiando, stiamo evolvendo. Anche perché voi, diciamo, più che altro al momento lavorate con l'estero, cioè portate in sì. Italia. Allora, e questo sì. è un altro mondo anche, no? Cioè una cosa in più. Allora, ti dico, questa scelta nasce per due motivazioni molto semplici. La prima perché abbiamo sempre lavorato in ambito appunto editoriale estero, quindi con anche le altre realtà in cui si lavorava. Quindi okay. era comunque un'area che era nelle nostre corde, cioè sapevamo come muoverci. E però questa è la minima parte. La seconda parte è perché amiamo molto tutto ciò che è abbastanza british, anglosassone, comunque quell'area,
e ci siamo rese conto, appunto, come ti dicevo prima, leggendo tanti manoscritti che ci arrivavano, tante cose, che è un mondo ancora molto da scoprire, nonostante si dica UK, l'America, l'Australia, insomma, tutte quelle aree anglosassoni, invece hanno ancora tanto, tanto da dire, soprattutto le nuove realtà, così come per quanto ci riguarda anche delle riscoperte, perché ci siamo rese conto che molto spesso anche molti nomi al femminile del primo del Novecento non erano mai state prese in considerazione per tanti motivi differenti. Mm-hmm. E questa è stata la nostra idea, perché vogliamo sempre avere comunque un punto di vista italiano, ma anche sull'estero, che è importante. Quindi portare qualcosa anche qui, non che non ci sia, cioè in Italia ne abbiamo tantissimi, sono autori favolosi, però noi vogliamo anche dare appunto questa finestra sull'altro che ci interessa particolarmente. Facciamo qualche esempio di cose che avete già portato o che state, diciamo, nell'immediato per portare. Allora, per quanto riguarda le cosiddette riscoperte, noi abbiamo riscoperto, anzi, Talk di Linda Rosenkrantz, che è questo, è un romanzo dialogico, è una sorta di reality novel ante litteram, perché lei l'ha scritta negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, in Italia non era mai arrivata. Okay. E lei cosa ha fatto? Non ha fatto altro che registrare, quindi mettere su cassetta le conversazioni che lei ha avuto con altri suoi due amici, mm-hmm. e riscriverle nero su bianco su carta, senza edulcorare nulla. Okay. Tant'è che spesso e volentieri quando chi si, ed è stato un po' il nostro manifesto, cioè noi vogliamo far capire chi era Otto attraverso questo tipo di letteratura, cioè far capire che ci possono essere delle scoperte interessanti che sino a questo momento appunto non erano state prese in considerazione, ma che invece hanno ancora qualcosa da dire e che altro, tra l'altro, sono anche molto attuali per certi aspetti, no? Quindi il famoso Grande Fratello, ecco, Linda Rosenkrantz l'aveva un po' scoperto già negli anni 60. Okay. E questo è un esempio. Poi abbiamo Sulla Chaise Longue di Margherita Laschi, un'altra riscoperta, anche questa degli anni 50, in questo caso ci spostiamo in UK, in Inghilterra, e questa Chaise Longue che diventa anche una sorta di porta, di passaggio da un mondo a un altro. E qui vediamo anche proprio la figura femminile che è molto contemporanea, perché per certi aspetti l'emancipazione non è ancora arrivata al 100% nel XXI secolo. Certo. Quindi c'è anche questa siamo cosa. In quel momento in cui, diciamo, le donne si stanno accorgendo che c'è qualcosa che non va nel loro essere perfettine, casalinghe, cioè bisogna fare dell'altro, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Quindi, e queste qui appunto sono riscoperte. Poi invece abbiamo scoperto una giovanissima autrice, in questo caso di racconti con Da dove entra la luce, Claire Fisher, che sono questi 60 micro racconti che lei ha scritto, lei vive a Leeds, e girando tra la sua Leeds piuttosto che Londra, quindi tra i suoi luoghi che sono più familiari, ma riportano proprio le crepe interne, Da dove entra la luce, proprio le crepe interne che tu hai, il fatto di poter vedere anche nelle cose più negative qualcosa di positivo. E io dico che sono dei piccoli gioielli, perché insomma uno dovrebbe averlo sul comodino ogni sera, leggere un racconto differente, sono molto brevi, ma sicuramente a me è capitato così, quando tu ne leggi uno, cioè lo leggi, dici questo è il mio, questo è quello che appartiene, quello che racconta la mia storia. Ed è un po', abbiamo notato rispetto ai lettori che lo hanno letto, le lettrici che lo hanno anche letto, che effettivamente è stato proprio così anche per loro, cioè hanno trovato, si sono ritrovate in uno dei racconti di Claire. E vabbè, poi c'è Kathleen Rooney, che ha scritto Lillian Box si fa un giro, che diciamo è stato il nostro best seller, chiamiamolo così, e che tratta invece di questa, è l'alter ego Lillian, di questa Margaret Fishback, che è stata la prima donna copywriter più pagata al mondo. Oh. Lavorava per Macy's, il colosso americano. Sì. E lei racconta la storia, ovviamente romanzata, quindi con la scrittura di Kathleen, che è anche una scrittura molto poetica per certi aspetti, e racconta la sua vita facendola passeggiare per la sua amatissima New York nel capodanno dell'84, tra l'84 e l'85, e Lillian proprio ricalca tutta la sua vita da quando lei è arrivata a New York fino appunto alle battute finali. Tra l'altro ha preso esattamente quel periodo, insomma, perché poi nell'85 effettivamente poi Margaret Fishback è morta, insomma, quindi non c'è stata un po' più. Una Mrs. Maisel della pubblicità, insomma. Bravissima. Mi è venuta in mente lei. Sì. Subito.
Senti, come avete affrontato, visto che siete nate nel 2019, poi vi siete trovate quasi subito di fronte alla pandemia. Come devo dire, è successo a tante imprese culturali e librerie, case editrici. Hanno tutti aperto tra il 19, l'inizio del 20, poi bram, è arrivata questa scure. Che avete fatto voi? Allora, guarda, appena è accaduto, no, ti dico questa cosa perché noi eravamo a Londra, perché la, nostra altra caratteristica è quella comunque di andare tendenzialmente almeno una barra due volte l'anno in loco, quindi tra Londra, Irlanda, eccetera, per poter parlare con i librai del luogo e cercare di capire da con loro che cosa c'è tra i loro libri che potrebbero interessarci. Mi sembra molto intelligente questa cosa, perché insomma non so chi la fa, perché vabbè, magari vanno a Francoforte e fanno i pettegolezzi nella fiera, però secondo me andare dai librai è una cosa, è una bella mossa. No, guarda, noi l'abbiamo fatto sin da subito. Certo, siamo andati anche alla fiera del libro di Londra, assolutamente, perché comunque dovevamo renderci conto anche un pochino di cosa c'era sul mercato. Però secondo me, proprio per la nostra realtà molto indipendente, vogliamo rapportarci con gli indipendenti, i nostri colleghi UK, e questo per noi è molto importante, perché infatti adesso abbiamo abbastanza un giro tra appunto di colleghi editori inglesi indipendenti. Insomma, eravamo lì e lì ci arriva la notizia che un compaesano di Cristina, appunto di Codogno, è il famoso paziente zero, se non ricordo, ahimè era appunto purtroppo malato di Covid. E noi eravamo ancora lì a Londra, quindi stavamo proprio, dovevamo imbarcarci perché era l'ultimo giorno, da allora non ci siamo più viste. Noi abbiamo fatto sostanzialmente quasi fino a settembre, insomma un anno quasi senza vederci, perché appunto eravamo tutte bloccate, chi su Milano, lei su Codogno, l'altra mia collega a Pavia, e inizialmente un po' annichilite. Ammetto che questa cosa ci ha colpito. In più avevamo in uscita appunto Kathleen Rooney con Lillian e Marganita con Sulla Chaise Longue. Il nostro stampatore invece ad Avellino, e anche lì ovviamente era tutto bloccato, ma non sapevamo che pesci pigliare. Certo. Sostanzialmente alla fine siamo riuscite a riorganizzarci, appunto i libri sono riusciti a essere stampati con qualche giorno di ritardo, ma va bene. Dalla nostra, noi siamo una realtà appunto ancora piccola, in embrione, quindi non abbiamo una nostra sede, quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto dei crolli. E ti dirò, per certi aspetti invece qua a un certo punto il lockdown ci ha quasi premiato, perché a questo punto abbiamo dovuto completamente convertire il nostro modo di comunicare, noi, i nostri libri, attraverso i social, attraverso i canali che a quel punto erano aperti a tutti. Beh sì, lì a quel punto eravate, non dico quasi sullo stesso piano, però insomma devo dire che c'è stato un momento in cui c'era una sorta di parità, perché i grandi non sapevano bene che pesci pigliare, i piccoli in qualche modo forse hanno una capacità di adattamento maggiore dovuta anche al rischio, no, che si possono prendere, lo faccio, vado, e allora lì c'è stato un momento un po' di parità in cui poi le persone stando a casa erano curiose anche di vedere e scoprire cose nuove attraverso il computer. Infatti Lilian, che è uscito appunto in pieno lockdown, come ti dicevo prima, è stato il nostro bestseller, insomma, tra di noi, proprio per questo, forse proprio per questo motivo, perché comunque, come dici te, eravamo tutti in casa, quindi la gente o si attaccava al televisore oppure a internet, oppure ovviamente poi i libri, quando finalmente poi anche le librerie si sono riuscite a riorganizzare per poter vendere appunto i libri e con il porta a porta, eccetera. Certo. E quindi questa cosa qui ci ha aiutato molto e ci ha fatto aprire porte appunto di lettori che sino a quel momento, anche perché eravamo veramente freschissime sul mercato editoriale, invece hanno potuto apprezzarci e conoscerci. Quindi insomma, diciamo che cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, Ecco. Grazie mille Manuela Mendolicchio, 8 edizioni, ovviamente voi avete insomma tutto, social, siti per scoprire il loro catalogo, basta che 8 è con l'8 davanti, cioè con l'8 il numero e poi TTO edizioni, trovate tutte le informazioni e il loro catalogo. La seconda scelta musicale di Manuela, devo dire, quando l'ho vista mi ha un po' commossa, perché io sono particolarmente legata a quell'album, e perché nel mio passato da cantante casalinga, amavo molto affrontare i brani dei Cranberries, e quindi questa proprio la so tutta, tutte le parole. Ecco. Si tratta di I Can Be With You dei Cranberries, appunto. Come mai l'hai scelta?
Allora, questa l'abbiamo scelta invece perché, appunto, come ti dicevo, noi abbiamo quest'occhio su UK, ma anche sull'Irlanda, e infatti il nostro autore, l'ultimo uscito di Otto, è Lo zio cadavere di Ian McPherson, che è appunto un autore, ma è anche un comico irlandese famoso. E quindi è un omaggio appunto a questa bellissima terra, appunto ai suoi autori del passato, del presente, e quindi ci sembrava giusto. E poi appunto c'è la quota femminile, che appunto è lei, che è fantastica, Dolores. Scomparsa, quindi, veramente, insomma, troppo presto. Sì, e quindi è stato, ecco, quindi è un compendio, e anche poi anche loro sono un altro di quei gruppi che io ho amato e amo tuttora. Grazie mille, Manola. Grazie, grazie davvero. A voi, grazie veramente. Ciao. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Arrivederci, ciao. Buongiorno.